Buongiorno, benvenuti a questa lezione all'interno appunto del corso che si intitola a sua volta Lezioni di informatica per la PA. Una lezione un po' atipica, come potete già immaginare, doveva essere dal vivo e fatta invece in modalità a distanza, registrando un video. Mi auguro che appunto questo video riesca a darvi tutte le informazioni che avevo in mente di darvi, perché ovviamente facendola in versione a distanza bisogna un po' comprimere i tempi. I concetti in effetti nelle slide che ho predisposto sono belli belli densi, quindi vi invito a munirvi di concentrazione e attenzione. Cercherò di essere, prometto, il meno noioso possibile, però ovviamente siamo una lezione in un contesto principalmente di giuristi, quindi ci saranno alcune slide con concetti giuridici, definizioni e norme, quindi chiedo massima attenzione. Grazie al professor Rossetti che mi ha coinvolto anche quest'anno in questa bella iniziativa. Il titolo della mia lezione, come lo vedete, è scritto qua sotto, è la proprietà intellettuale nella PA e il riuso di dati pubblici. Capiremo insieme pian piano che cosa significa. Ovviamente faccio un'introduzione sui concetti generali di proprietà intellettuale, perché non sono sicuro che tutti abbiano fatto esami o trattato materie che si occupano appunto di questo aspetto, e quindi è giusto avere un'infarinatura iniziale, perché sennò non si capiscono i temi più specifici legati appunto alla tutela dei dati e al riuso dei dati pubblici all'interno della pubblica amministrazione. Quindi procediamo. Io ho messo un paio di slide adesso di presentazione, ecco, visto che non ci possiamo vedere in faccia, io sono quello lì nella foto in alto a destra, e questi sono i miei riferimenti in rete. Avrei davvero piacere che, se qualcuno di voi poi rimane interessato all'argomento e vuole comunque rimanere connesso con la mia attività, che è costantemente di divulgazione, insegnamento e docenza su questi argomenti, può appunto farlo attraverso i canali social, principalmente la pagina Facebook e Twitter, c'è il mio blog, ma soprattutto vi invito a guardare il profilo SlideShare, perché nel profilo SlideShare trovate tutte le mie pubblicazioni, ma anche tutte le slide di tutti gli altri corsi che io costantemente faccio su queste materie, fra cui segnalo quello che ho fatto pochi mesi fa, sempre lì in Bicocca, sempre su invito del buon Andrea Rossetti, sull'openness non applicata ai dati, ma era più un discorso legato al mondo del software, e quindi lì trovate le slide anche di quella lezione. C'è anche un libro, ecco, vi ho citato un libro, adesso non perdiamoci troppo tempo, si chiama Il fenomeno Open Data, indicazioni e norme per un mondo di dati aperti, un libro del 2015 che a sua volta è rilasciato in modalità open, poi vi spiegherò bene cosa vuol dire, però appunto tutte le mie pubblicazioni, tutte le mie slide, comprese queste slide che state vedendo e compreso il video che stiamo realizzando, vengono rilasciati in modalità open. Ecco, prima ho parlato dei canali social, parentesi per chi poi volesse rimanere appunto connesso, alla fine di questa lezione mi sposterò sulla mia pagina Facebook e farò un dibattito sempre legato a questi temi, diciamo un commento su questa lezione, un dibattito col pubblico al di fuori, diciamo extra rispetto alla lezione in sé. Anche perché avrà un approccio un po' più divulgativo e un po' meno accademico. Però ecco, chi fosse interessato, finita la lezione, può spostarsi sulla mia pagina Facebook e continuare un po' il dibattito, magari fare delle domande. Iniziamo allora con l'argomento. La prima parte si dedica, diciamo, si occupa del diritto d'autore e principi generali, come vi ho anticipato. La proprietà intellettuale e principi generali, adesso possiamo subito vedere perché a volte parlo di diritto d'autore, a volte di proprietà intellettuale. La cosiddetta proprietà intellettuale, è importante metterci davanti cosiddetta, perché in realtà il termine proprietà intellettuale è a volte usato impropriamente e in un contesto come quello italiano a volte, insomma, non trova riscontro, diciamo, nelle norme e nella tradizione giuridica italiana. Noi parliamo più strettamente, più propriamente, di diritto d'autore. Proprietà intellettuale è un termine che abbiamo ereditato un po' dalla prassi anglo-americana, fa molto cool adesso parlare di proprietà intellettuale, gli studi legali importanti internazionali, anche italiani,
hanno un dipartimento in Intellectual Property Law, e quindi si usa ormai questo termine perché così vuole comprendere tutto l'ambito della proprietà intellettuale. A volte si associa anche al concetto di proprietà industriale, e quindi si prende dentro anche l'ambito dei brevetti, dei marchi, che insomma fanno diventare la materia davvero molto molto ampia. Noi ci occupiamo più che altro di, visto che la lezione è sui dati pubblici, della proprietà intellettuale in senso più ristretto, e quindi della tutela delle creazioni intellettuali, quindi una sorta di proprietà che forse proprietà davvero non è, adesso vedremo, su una creazione intellettuale. Più propriamente, appunto, l'ordinamento italiano parla di diritto d'autore. In inglese il suo equivalente, anche se non è la sua traduzione letterale, è il concetto di copyright, cioè diritto di fare copie. Come vedete, già ci sarebbe da fare un po' di disquisizioni terminologiche, no? Cioè, copyright è il diritto di fare copia, il diritto d'autore è un concetto già di per sé un po' più ampio. Nelle slide successive vedrete che io utilizzerò in modo abbastanza intercambiabile i due concetti, diritto d'autore e copyright, come anche proprietà intellettuale. Fatta questa introduzione, queste premesse, come dire, siamo tutti autorizzati a utilizzarle come sinonimi, eh? Però ecco, giusto sapere, soprattutto perché siamo in un ambito appunto giuridico, che c'è in realtà una differenza concettuale, una differenza storica soprattutto. Il diritto d'autore è figlio del modello francese, il copyright è figlio del modello inglese. Ad ogni modo, che cos'è questo diritto d'autore o copyright? È l'istituto giuridico che tutela le opere creative, quello che prima ho chiamato creazioni intellettuali, cioè le opere creative come queste. Questo è un elenco che troviamo anche nell'articolo 1 della nostra legge sul diritto d'autore, che sono i principali campi in cui si estrinseca diciamo, la creatività umana, no? Quindi le opere letterarie di qualsiasi tipo, quindi anche queste slide che state guardando sono in un certo senso un'opera letteraria, le opere musicali o anche drammatico-musicali, le fotografie, le opere dell'arte figurativa, quindi compresa anche l'architettura, il design e via dicendo, la cinematografia, il software e le banche di dati. E ho sottolineato banche dati perché è il tema di oggi, cioè noi abbiamo fatto questa introduzione per dire di cosa si occupa la proprietà intellettuale, però ci occuperemo della proprietà intellettuale sui dati e più propriamente sulle banche dati, vi spiegherò meglio in una slide successiva. Attenzione, in questo NB nota bene, ho chiarito subito, ho diciamo, voluto sgombrare subito il campo da una leggenda metropolitana molto diffusa, cioè che il diritto d'autore tuteli l'idea, no? Ah, quell'idea è mia, quindi ho il copyright, no? Frase abbastanza frequente e diffusa che si sente. Non è vero, diciamo, non è corretto, perché il diritto d'autore tutela l'opera, non tutela l'idea in sé. Cioè, non tutela, vedete come ho scritto qua, le idee creative in sé, ma la forma espressiva con cui le idee sono state estrinsecate. Cioè, non basta che io abbia avuto un'idea di una melodia, ma la devo aver estrinsecata appunto sotto forma di brano musicale o di pezzo sinfonico, via dicendo. Non basta che io abbia avuto l'idea di un romanzo con dei personaggi, ma devo aver messo per iscritto e descritto, almeno dato una forma anche ai personaggi e alla trama del libro. Ok? Quindi noi parliamo di questa roba qua. Dopo vediamo come agisce, come si muove, diciamo, il diritto d'autore quando si tratta di banche dati, di dati pubblici. Un'altra norma che ci aiuta a sgombrare il campo da uno dei principali equivoci sul diritto d'autore è questa, cioè il fatto che il diritto d'autore, molti pensano, soprattutto è una cosa abbastanza diffusa tra i musicisti, molti pensano che il diritto d'autore si acquisisca nel momento in cui io vado a depositare, a registrare l'opera in qualche ufficio pubblico che, come dire, certifica questa mia paternità dell'opera e mi attribuisce un diritto. Da quel momento allora ho il diritto d'autore per tutelare i miei interessi. No, ecco, non è così. Quello è un metodo, un meccanismo utilizzato per, ad esempio, i brevetti, che agiscono nel campo delle invenzioni industriali, quindi un campo molto diverso, ed è un metodo utilizzato anche per tutelare i marchi. I marchi possono essere registrati oppure non registrati di fatto, però appunto quelli registrati ottengono una tutela nel momento in cui il titolare si reca presso l'ufficio marchi e deposita il marchio. Ok?
Nel diritto d'autore, scordatevi questo meccanismo, non funziona così. Perché se non, se continuiamo a pensare questo, non capiamo, non capiremo tutta la parte successiva delle slide in cui si spiega diciamo, la necessità di mettere delle licenze open, cioè di liberare dal diritto d'autore alcune creazioni. Ok? Quello serve proprio perché il diritto d'autore, come si spiega qua, nasce automaticamente. Cioè, il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera. Quale particolare espressione del lavoro intellettuale? Però ecco, è la creazione dell'opera che crea il diritto. Ergo, non c'è bisogno di qualche, come dire, crisma da parte di un ufficio pubblico per ottenere il diritto d'autore. Quindi tutto ciò che è stato creato e che ha un minimo livello di creatività, viene automaticamente tutelato dalla legge, quindi il suo autore ha automaticamente una serie di diritti che può esercitare per tutelare la sua opera. Mi raccomando, perché è fondamentale questo concetto, perché appunto poi ci farà capire perché, da un lato, se utilizzo qualcosa che non ho creato io e quindi l'ha creata qualcun altro, devo sempre mettermi nell'ottica di chiedere il permesso, tendenzialmente. Poi ci saranno dei casi, vedremo, in cui il permesso posso evitare di chiederlo. Però la buona norma sarebbe che se una cosa non l'ho creata io e l'ha creata qualcun altro, io mi devo prima informare se questo qualcun altro gradisce che io ne faccia degli utilizzi o quantomeno chieda il permesso a lui. Ok? Oppure appunto se io sono dall'altro lato, cioè sono colui che vuole pubblicare un'opera e voglio liberarla da alcuni diritti, lo devo dire espressamente attraverso delle licenze che vedremo dopo. In mancanza di questo, in mancanza di una licenza, i miei utilizzatori, cioè gli utilizzatori della mia opera, non si potranno sentire autorizzati ad utilizzarla liberamente. Va bene, queste cose le rivediamo dopo, però ecco, l'articolo 6 è davvero un concetto fondamentale. Scusate, l'articolo 6, intanto sottolineo così ve la presento, Ladies and Gentlemen, la legge italiana sul diritto d'autore, cioè la legge 733 del 1941 che vedete citata e la vedrete citata in altre slide successive, è la legge italiana sul diritto d'autore, cioè la fonte principale normativa di questa materia che trattiamo oggi. Vedremo che alcune norme poi invece sono finite in realtà anche in un altro testo normativo che è il codice dell'amministrazione digitale, ma lo vedremo dopo. Di chi sono i diritti d'autore? Allora, abbiamo detto che automaticamente con la creazione dell'opera nascono i diritti d'autore, quindi a rigor di logica i diritti sono di colui che ha creato, cioè molto banale, però si chiamano diritti d'autore, quindi la risposta è già lì. Si chiamano diritti d'autore, quindi sono dell'autore. Ok? Dal momento che, come scrivo nella slide, è l'atto creativo a determinare la nascita dei diritti, la regola generale vuole che il titolare originario dei diritti sia proprio il creatore, non a caso si chiama diritti d'autore. Ok? Quindi è colui che crea, l'essere umano, quella persona che ha concepito e messo per iscritto la trama del libro. Il musicista che ha concepito la melodia, lo sviluppatore di software che ha appunto strutturato il codice per creare il software. Attenzione che appunto qua c'è un'eccezione, vedete, fanno eccezione però software, banche dati e design industriale, cioè sono delle nuove forme di creatività. Creatività che possiamo chiamare tecnologica, legata all'evoluzione tecnologica e che sono fruite in forma tecnologica. Cioè è vero che anche insomma, le banche dati in realtà possono essere anche analogiche, però tendenzialmente sono forme di creatività software e banche dati che passano sia nell'atto creativo che nella fruizione da un procedimento tecnologico. Ecco, fanno eccezione e quindi in questo caso la regola viene, vedete, un po' invertita, cioè in questi casi, salvo patto contrario, i diritti di utilizzazione economica appartengono direttamente al datore di lavoro, sempre che l'attività creativa rientri a pieno titolo nel rapporto di lavoro subordinato. Cioè, la norma è quella che sono le due norme che vedete qua sotto, articolo 12 bis e 12 ter, dicono che nel caso di creazione di software o banche dati, che è il caso che interessa a noi, salvo patto contrario, i diritti vengono, diciamo, assorbiti direttamente dall'azienda che vi sta presso cui, diciamo, lo sviluppatore lavora o diciamo, il realizzatore, creatore di banche dati sta lavorando. Ok? È difficile che insomma, il software, soprattutto il software, è un tipo di opera che è molto portata allo sviluppo in team,
No? Cioè, scrivere software non è come scrivere un brano musicale in cui invece può nascere nella camera d'albergo del musicista che in una notte di insonne tira fuori un giro d'accordi vincente e una melodia molto, 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 molto forte, quindi nasce dal suo semplice atto creativo. È più facile che il software nasca da un progetto o da un'attività di team, di interazione tra più soggetti, e quindi in questo caso, come d'altronde per le banche dati e come d'altronde anche per il design, in questo caso il legislatore europeo e quindi anche indirettamente anche quello italiano hanno scelto di invertire un po' il meccanismo. Okay? C'è sempre salvo fatto contrario, attenzione, quindi anche lì si crea un'eccezione nell'eccezione, cioè dobbiamo andare a vedere se le parti contraenti, cioè il datore di lavoro e lo sviluppatore, hanno scelto altrimenti, hanno scelto di di andare in una direzione opposta. Ad ogni modo, anche lì bisogna vedere, come ho scritto anche nell'ultima parte della slide, se poi l'essere dipendenti di quell'azienda prevedeva come mansione lo sviluppo di software o di banche dati. In quel caso allora si può entrare nell'eccezione. Ripeto, non possiamo andare troppo, troppo nel dettaglio in questa nostra lezione, e questo è un aspetto molto interessante, però adesso l'ho segnalato per completare il quadro su come funziona il diritto d'autore. Non perdiamoci più di tanto tempo. Quello che ci interessa è capire appunto se un dipendente di un'azienda che sviluppa banche dati può o no essere titolare di un diritto. Secondo la regola generale, se è dipendente e se ha un rapporto di lavoro subordinato davvero e quindi ha anche nelle sue mansioni lo sviluppo della banca dati o lo sviluppo del software, fa sì che diventi direttamente titolare dei diritti sulle sue creazioni il datore di lavoro. Noi siamo in un corso però dedicato al mondo della pubblica amministrazione e quindi non siamo tanto al mondo delle aziende, delle imprese, ma siamo più al mondo del lavoro, del pubblico impiego, però anche lì avviene un'attività a volte di sviluppo di banche dati, di software, anche pubbliche amministrazioni hanno dipendenti che sviluppano software, sviluppano banche dati. E quindi dobbiamo interrogarci se diciamo nelle mansioni del dipendente, dell'impiegato pubblico, è ricompresa l'attività creativa di sviluppo di software e banche dati e se non c'è stato un patto contrario. Ok? Arriviamo a questo schema che io utilizzo spessissimo, molto abbastanza apprezzato, diciamo, nei miei corsi, perché è una sorta di mappa orientativa in generale della proprietà intellettuale, del copyright, e l'ho intitolato, non a caso, Copyright uguale Closed by Default. Cioè, ricordate l'articolo 6 che diceva che insomma nasce automaticamente il copyright e quindi questo cosa comporta? Comporta che la regola, guardiamo il lato arancione dello schema, la regola sia che tutto è sotto copyright, no? Perché se tutto ciò che viene creato e ha un minimo di creatività automaticamente viene tutelato dalla legge, sia che l'autore lo voglia o non lo voglia, sostanzialmente tutto è closed by default. Okay. La regola generale è che sia tutto sotto copyright. Per fortuna, e seguitemi il ragionamento qua nel lato arancione, vedete che scendendo c'è scadenza dei termini. Cioè, per fortuna il copyright non è nato per essere eterno. Stanno provando a farlo diventare eterno, per fortuna non. Per adesso dura 70 anni dalla morte dell'autore. Che è comunque quasi come se fosse eterno. Cioè, pensate quanti anni sono. 70 anni dalla morte, state attenti. Vuol dire che bisogna aspettare tutta la vita dell'autore. Più altri 70 anni, vuol dire che se un musicista scrive un brano musicale a 20 anni, perché è molto giovane, e campa fino a 90, vuol dire che ha 70 anni di tutela durante la sua vita, più altri 70 dopo la sua morte. 140 anni di copyright su quel brano musicale. Ok? Finito questo termine, che comunque è molto lungo, l'opera si dice che entra nel pubblico dominio, vuol dire che è libera, si può utilizzare liberamente senza particolari patemi. In Italia abbiamo i cosiddetti diritti morali, cioè ci sono dei diritti che sopravvivono anche ai famosi 70 anni, anche dopo, però insomma sono dei casi residuali,
Tolti quelli, l'opera è in pubblico dominio, cioè se io voglio riprodurre un brano del Manzoni che parla dell'epidemia del 1600, perché adesso è molto interessante farlo girare per far vedere le analogie rispetto a quello che sta succedendo in questi giorni, ecco allora che io non devo chiedere il permesso ai pronipoti di Manzoni o a qualche casa editrice che si è fatta dare i diritti, perché Manzoni, i Promessi Sposi, sono passati in pubblico dominio già un bel po' di anni fa. Se passati i famosi 70 anni, anzi in realtà erano scaduti prima, perché il termine 70 anni era prima, era 50, quindi sono tranquillo e non devo chiedere permesso a nessuno. Però fino a quel momento io sto in questo, diciamo, in questa situazione di bianco o nero, cioè o tutto è tutelato e devo sempre chiedere il permesso, la regola, che è la regola arancione. Oppure tutto è fuori dalla tutela, pubblico dominio, quindi non devo chiedere nulla. In realtà non è per fortuna una situazione solo così binaria, cioè acceso o spento, ma c'è tutta una serie di eccezioni a questa situazione rigida, che appunto eccezioni che servono per rendere la situazione meno rigida. E le vediamo nel lato azzurro, blu dello schema. Le eccezioni prevedono che in alcuni casi invece l'opera, anche se è ancora tutelata, attenzione, ancora tutelata, quindi ancora non sono ancora passati i famosi 70 anni dalla morte, ma diventa comunque, può essere diciamo liberamente utilizzabile ad alcune condizioni. Ok? E queste condizioni, queste situazioni in cui eccezionali di libero utilizzo possono essere o stabilite dalla legge, articolo 65 seguenti, della legge sempre 7341 che abbiamo già spiegato, sono una serie di eccezioni, si chiamano proprio questo è un capo che si intitola è un capo della legge che si intitola eccezioni al diritto d'autore. Una volta si chiamavano libere utilizzazioni, poi sono state modificate. Dall'altra parte, dall'altra gamba, l'ultima gamba a destra dello schema, invece dice quando il libero utilizzo è stabilito dal titolare dei diritti. E quel simbolino che vi ho messo CC, intanto vi anticipo, è il simbolo delle Creative Commons, cioè delle licenze open per eccellenza, le più famose licenze open per contenuti e per banche dati. Ci torniamo dopo su questa parte qua, però almeno adesso avete lo schema generale di come funziona il diritto d'autore e capite perché io l'ho intitolato closed by default. Quindi la regola generale è che sia closed, se voglio che un'opera sia open, devo passare sul lato blu, diciamo, e vedere se c'è una situazione di libero utilizzo stabilito dalla legge, oppure se l'opera è open perché è stato titolare dei diritti, cioè l'autore, l'editore, il produttore, che sia, a dirmi che l'opera è open attraverso le licenze, come vi spiegherò dopo. Giusto due parole per capire meglio quando un'opera è in pubblico dominio, le troviamo qua, cioè questi sono tre casi che io ho individuato. Che identificano il pubblico dominio, cioè quando, sono tre casi, uno ci interessa in particolare, allora il caso A è quando lo stabilisce espressamente la legge, cioè ci sono casi in cui anche senza dover aspettare 70 anni dalla morte dell'autore, la legge dice che quell'opera è fuori dall'applicazione del diritto d'autore, cioè anche se è un'opera creativa, cioè anche se rientra nell'elenco delle opere che sarebbero in teoria tutelate automaticamente, in realtà è fuori. Abbiamo un unico caso in Italia. Cioè ci sono legislazioni straniere che hanno dei casi molto più ampi. Noi abbiamo tipo quella americana ha una norma che dice che tutto ciò che è prodotto dal governo federale, da un dipendente del governo federale nell'esecuzione delle sue mansioni ufficiali, è in pubblico dominio ed è un bel po' di più rispetto a quello che abbiamo noi. Noi abbiamo questo qua, invece, l'articolo 5 della legge sul diritto d'autore, che dice che non si applica il diritto d'autore ai testi di atti ufficiali dello Stato e nella pubblica amministrazione. La rivediamo dopo questa norma, una slide apposta, quindi tenetevela lì un attimo. Il caso B è quello che vi ho già spiegato, quando scadono tutti i diritti di privativa su un'opera. Perché ho scritto non sempre facile da definire? Perché a volte non sappiamo bene quando è morto l'autore, ad esempio, perché magari gli autori sono tanti, gli autori non sono famosi, non si sa bene la data. Ok, a volte ci sono stati degli interventi successivi, delle traduzioni, dei rimaneggiamenti dell'opera, quindi non sappiamo se quell'opera lì è quella originale dell'autore che è morto più di 70 anni o se ci sono stati dei diritti che si sono stratificati. Il caso C, lo rivedremo anche lui più avanti, è quando è il titolare stesso a voler rinunciare ai diritti. Ok? Prima vi ho parlato nel nostro schema, quello da una parte arancione e dall'altra parte blu, delle licenze open, delle CC che consentono
di fare alcuni utilizzi dell'opera. Qui c'è il CC0, cioè che è la versione, diciamo, estrema delle Creative Commons, cioè lo strumento che libera il più possibile un'opera, cioè la fa cadere nel pubblico dominio anche prima che siano passati i famosi 70 anni dalla morte. Quindi l'autore che vuole rilasciare liberamente un'opera in questo modo, cioè in modo più libero possibile, deve utilizzare questa dichiarazione che si chiama CC0, forse avremo modo di approfondirla un po' più tardi, cioè una sorta di licenza che in realtà è di più di una licenza, perché è una dichiarazione di rinuncia ai diritti. Cioè, se io volessi fare la stessa cosa con queste slide, io volessi rilasciare queste slide nel pubblico dominio, cioè rinunciare a tutti i diritti, userei questo CC0, metterei questa annotazione alla fine delle slide e con la quale comunicherei al pubblico che io non intendo più esercitare alcun diritto d'autore su queste slide e quindi diventano donate, diciamo, vengono donate alla conoscenza umana, al patrimonio culturale umano. Ok? Questo è perché ve lo sto facendo vedere, perché è una delle soluzioni spesso indicate per rilasciare liberamente dati pubblici, cioè il CC0, il pubblico dominio, visto che si tratta di dati pubblici che sono stati raccolti da una pubblica amministrazione nell'esecuzione di una sua missione istituzionale, a volte si segnala che il CC0, cioè il pubblico dominio, sia la soluzione più logica, più congeniale, poi ha un forte riuso, ha un ampio riuso di questi dati. Anche qua ci torneremo. Abbiamo quindi concluso la parte diciamo, i concetti generali del diritto d'autore. Era davvero difficile in meno di 20 minuti darvi la panoramica generale del diritto d'autore, però più o meno siamo arrivati.